siamo arrivati anche all'ultimo capitolo di questa della bellissima avventura, mi sembra, no? Sì, siamo arrivati all'ultima partita, quindi come ho detto già la settimana scorsa, ci teniamo fortemente a chiudere nel modo migliore. E quindi quello che vogliamo fare domani è una buona prestazione di fronte alla nostra gente, al nostro pubblico, sarebbe veramente il coronamento di una bella cavalcata. C'è stato molto caldo in questa settimana, immagino che non sia stato facile l'allenamento, così come c'è il rischio di un pochino di rilassatezza dopo il record delle 6 vittorie. Possono essere ostacoli questi due fattori? Il caldo indubbiamente incide, questo sicuro, ma arrivare dopo 6 partite consecutive dove hai vinto e alla settima ed ultima avere, come dire, il rischio della rilassatezza sembra una cosa abbastanza ridicola, e perché non la seconda, la terza, la quarta, perché proprio la settima. Io credo che una squadra diventa vincente, più diventa una squadra vincente più ha delle responsabilità, e queste responsabilità sono nella misura in cui tu hai ancora di più l'obbligo a mantenere un certo standard e quindi continuare con un trend positivo. Le squadre che non sono vincenti sono quelle che sono più in balia e soggette a salite con rapide discese, quindi non avere un andamento altalenante. Noi abbiamo fatto un periodo di partite, di prestazioni di alto livello, di buonissimo livello, alto livello non è un po' esagerato, ma di buonissimo livello, e quindi dobbiamo focalizzarci su questo e continuare con questo tipo di trend. Per cui potrebbe essere la seconda, la terza, la quarta, ma non ci deve vincolare solo il fatto di aver raggiunto determinati risultati, ma una concezione, un concetto di professionalità che deve essere un po' oltre a quello che è stato fino ad oggi. Anche il Bologna sta molto bene, ha avuto un cammino molto simile al vostro, così come molto simile un po' la storia sua di Pioli ultimamente, Cellino e Zamparini che si ritrovano adesso alle vostre spalle, forse stanno mangiando le mani e qualcos'altro. Ma sono felice per Pioli perché ritengo che sia un grande professionista, un grande allenatore e un'ottima persona. Questo ci tengo a sottolinearlo. Poi sì, ci sono delle similitudini. Preferirei che certe similitudini non ci fossero, in tutta onestà, anche se può tornare a vantaggio nostro fare certi ragionamenti, ma non sono in cerca, così come non sono mai stato nella mia vita, nella mia carriera, di rivincite. Preferirei che determinate cose non accadessero, quantomeno che accadessero, ma in maniera diversa, differente da quanto personalmente mi è successo. Però questo fa parte un po' della storia, dell'acqua passata, e non amo guardarmi alle spalle, quindi il Palermo si è salvato, il Cagliari si è salvato, questo credo che sia comunque positivo per queste due società, però noi guardiamo noi stessi, guardiamo avanti, guardiamo la qualità e guardiamo un po' oltre, non tanto le spalle. Ieri sera alla festa degli ex gialloblu, il direttore Leonardi, valutando il suo lavoro, ha detto che parlando con i propri collaboratori ha rimarcato come lei abbia saputo valorizzare l'intera rosa a sua disposizione. E la domanda è questa: l'anno prossimo si riparte con gli stessi giocatori? Quanto è importante ripartire con questi giocatori, oppure c'è il rischio che questo finale di campionato li abbia fatti magari valutare forse anche oltre il valore effettivo reale che possono avere, così come magari all'inizio della stagione sbagliava chi diceva che erano giocatori insomma non ad alto livello? Io credo che questi giocatori hanno dimostrato quello che è il valore loro, e anzi sono convinto che possono fare ancora meglio di quanto hanno fatto, e non credo che ci siano state, che ci siano state delle valutazioni tanto diverse, ma di essere molto realisti, molto concreti. E quello che sarà poi l'inizio del prossimo campionato sarà frutto anche di quello che accadrà in questo arco di tempo, però direi che in grosso modo la squadra non è impensabile che possa cambiare più di tanto. Io
sono contento e soddisfatto. Vedremo, così come ha detto più volte anche Leonardi, il suo obiettivo è quello di cercare di costruire e di avere una squadra che la faccia soffrire il meno possibile. Questo è un po' l'obiettivo di quanti noi, unito, e deve essere un'unione di qualità, di persone, quindi di atleti e di capacità tecniche, insieme anche ad una qualità del lavoro che è fondamentale da portare avanti a 360 gradi e ognuno nel proprio ambito. Quindi adesso vedremo quello che sarà fattibile e cosa potremo fare, però insomma direi che questi ragazzi hanno già dimostrato cose egregie. Se si accontenteranno di questo è una brutta base di partenza, ma devono avere sempre lo stimolo e l'ambizione di migliorare, e questo è una cosa che ci ha consentito oggi di fare quello che abbiamo fatto. Secondo lei i punti fatti a fine stagione valgono tanto come quelli fatti all'inizio e a metà? Ok, che i punti valgono sempre uguale, però come? È tutto da accorpare, i punti sono punti. Se fatti prima, se avessimo fatto 40 punti a 10 giornate dalla fine, poi nelle ultime giornate avessimo raccolto 7-8 sconfitte, saremo qui a fare dei ragionamenti all'opposto. Quindi io credo che i punti abbiano sempre la stessa valenza, ma al di là dei punti la valenza deve essere rivolta ancora una volta, e ci tengo a sottolinearlo, a quello che si dimostra sul terreno di gioco. Poi dopo a volte si perdono delle partite che non sono meritate, così come può succedere l'opposto, però quello che tu dimostro in campo a livello di prestazione, quello deve essere soprattutto il metro e quello che fa dare un certo tipo di valutazione. Chiaro che poi bisogna fare anche i punti, questo è facile, però i punti difficili che possano arrivare e possano avere una continuità se non ci sono le prestazioni da base. Buongiorno, lei prima ha parlato della rosa futura del Parma, ha già in mente quali possono essere i rimforzi per queste squadre? No, adesso al di là di averli più o meno in mente non è logico e non è nemmeno opportuno per fare adesso dei ragionamenti. Abbiamo una partita da fare domani, che è una partita delicata, una partita importante, e quindi pensiamo a finire bene. Poi dopo da lunedì cominceremo a fare altri ragionamenti che saranno fatti anche in funzione di quanto è stato fatto fino ad oggi, perché qualcosa abbiamo già ragionato insieme, questo è indiscutibile, però facciamo un passo alla volta, non andiamo oltre. Da ex chiedi della nazionale, oltre a Giovinco, c'è qualche altro suo giocatore che vorrebbe sponsorizzare a Prandelli per gli europei? Io non sponsorizzo nessuno, nella misura in cui io credo di avere a che fare con dei professionisti di livello, di spessore. Qui ci sono dei giocatori anche giovani che hanno delle potenzialità importanti, che devono ancora dimostrare di essere giocatori importanti e che possono avere assolutamente l'ambizione anche di indossare la maglia azzurra. Questo è certo, poi qui a dire sono già da nazionale è un altro discorso, però devono avere questa coscienza e questa consapevolezza, e se ragionano da questo punto di vista con l'umiltà di chi sa che deve lavorare molto per poter raggiungere degli obiettivi, allora magari hanno